questo è un antipasto, nel senso che se mi facessi tutto un concerto col pianoforte come ho già fatto, è dura, cioè è per intenditori, però il concerto che vi farò, quelli 70-80, sarà anche di canzoni che non faccio mai, tipo A Cristo, mai sentita, cioè farò delle cose strane, perché sarà un viaggio che mi porterà fino all'8 marzo del prossimo anno. Quindi io comincerò a fare 70-80 a febbraio fino ad arrivare l'8 marzo al Palazzo dello Sport a Roma, al Palazzo Mario. Vi invito, perché noi facciamo una specie di bomba non bomba, facciamo 70, 80, 90, 2000 e poi arriviamo a Roma e lì facciamo tutto. Quindi ve lo dico, perché questa è un'anteprima. E prima di fare questa reunion con tutti i ragazzi, le ragazze, il pubblico e quelli che mi hanno accompagnato in questi anni, perché io sono fortunato, perché sul palco ogni sera mi porto il mio passato, il mio presente e il mio futuro, una parte naturalmente, però è importantissima, e quindi vi presento il mio super gruppo, la mia super band. Bravi! E il primo di questi signori che ho conosciuto si chiama Derek Wilson e suona la batteria. Bravi! Scozzese. Siamo conosciuti nel 1970. Grazie, grandissimo. E ancora suoniamo insieme, ci sopportiamo, perché siamo l'uno parte dell'altro. L'ho conosciuto facendo il disco con Francesco De Gregori. Poi ormai si è persa la memoria storica che io e Francesco siamo un duo, ma dico siamo perché siamo due facce di della stessa medaglia. Ognuno interpreta la vita in un certo modo, ma siamo complementari. E quindi noi eravamo assolutamente un duo. Siamo Roma 1, Roma 2, e quindi voglio dire, e noi abbiamo condiviso questo album che si chiamava Theorius Campus, e lui era il batterista di questo nostro primo disco. Insieme a lui tanti inglesi, lui è venuto in Italia con il gruppo dei Motowns, qualcuno se lo ricorda? Sì, no, perché se alcuni di voi sono troppo giovani proprio. Io vorrei essere tanto Renato Zero per avere 80 camicie da mettere. Invece io mi metto una nera così non si vede tutto il sudore che... Scusate, devo essere... E quindi dicevo, i Motowns sono arrivati in Italia nei primi anni 60 ed erano chiaramente un bel gruppo. Andate a vedere su Google. Ma io ogni tanto mi viene in mente, perché l'ha detto veramente lui Google. Lui l'ha detto, Google. Vabbè, scusate, forse Italia sempre, ma quella vera però. Vabbè, lasciamo andare Google. E quindi Derek, lasciamo stare perché sennò mi viene in mente un sacco di cazzate. Quindi. Allora, il secondo non c'è. Il secondo personaggio stasera non c'è. Si chiama Alessandro Centofanti. Io gli faccio un applauso da lontano. Perché come succede in questi circhi da giro, ognuno ha i suoi impegni, la vita, cioè non è che tutti gli anni, noi sono due anni che giriamo alla fine, e quindi ogni tanto dice no, non vengo, mi sento stanco, questo. E quindi è così, nel frattempo, e quindi Alessandro Centofanti, 71, io con lui ho diviso tutto, nel senso che veramente la fame, la famiglia, e abbiamo fatto il primo disco di Rino Gaetano, questo sì, me lo merito, nel senso lui se lo merita. Per dirvi com'era semplice essere produttori. Produttori voleva dire andare in uno studio di registrazione, aiutare un amico a fare un disco, questo è. Invece noi adesso qui abbiamo un vero produttore, che è il nostro presente, il nostro futuro, e si chiama Alessandro Canini. Bravo! E lui è un produttore, lui suona tutto, ci guarda, dice ma questi che fanno? Perché io sto a suonare con questi? No. Noi siamo la competenza umana, proprio la musica. E mi sono dimenticato in tutto questo che c'è lui che dovrebbe stare lì e che invece sta lì prendendo il posto di Centofanti, e lui si chiama il nostro guru Danilo Kerni. Lui ha con lui il suo socio che poi vi presento, abbiamo inventato il sound degli anni 80, che è quello che ci portiamo. Tutto sommato è quello la nostra matrice vera di gruppo, e quindi lo ringrazio tantissimo, mi ero dimenticato che stavi lì.
Bene, lui l'abbiamo presentato e certo, e c'è il new entry, cioè lui c'è il sostituto. Anche nelle opere c'è sta il sostituto. Io ho due sostituti che ci marciano un po', ma lui è talmente forte, ragazzi, perché c'ho, lui si chiama Muzio. E ho detto tutto. Suona solo con una mano, l'altra non gli serve, ecco. Muzio è fantastico. Lo potrei chiamare Scevola, ma no, me la sento. Invece qui questo è il piano che mi piace di più. Il piano che mi piace. Perché loro zitte zitte, quatte quarte, lei è Sandy e l'altra è Giulia. Mentre noi giravamo, loro hanno trovato tutto, cioè loro sono sposate in Italia, sono inglesi, di doppia nazionalità, ma sicuramente i loro figli sono italiani, vero? Allora, questo meriterebbe già un applauso, perché se uno sapesse oggi che cazzo vuol dire essere italiani, mi piacerebbe moltissimo saperlo. Sapete perché? Perché sembra che noi la nazionalità stiamo dando questo oro, no? Cioè pensiamo di avere cittadinanza, io a te non te la do, tu sei negro, tu sei quello, tu sei quell'altro. Ma chi la vuole la nazionalità italiana? Ma perché? Ci abbiamo qualche cosa da regalare a qualcuno? No. Allora, invece chi la vuole? Allora, chi è italiano? Chi vuole la nazionalità italiana? Chi si comporta bene, chi penalmente non è, chi lavora in Italia e chi paga le tasse? E allora perché noi dobbiamo sopportare italiani che se ne vogliono andare, che non pagano le tasse, che non sono italiani, e poi diciamo che la nazionalità italiana. Non fate bravo. Bravo. Bravo! Grazie di essere in Italia e di cantare per noi. Non vuole parlare. Toti Panzanelli più forte di tutti. Però posso dire che li ami, sì. Vi ama. Ma non ve lo dice. Lui è il socio di Danilo Kerni, è tutto un programma, perché anche lui si chiama Muzio, ma lui si chiama Maurizio Perfetto di nome e di fatto. Poi qui c'è veramente la storia del rock italiano, perché lui è Fabio Pignatelli dei Goblin. Poi c'è Amedeo Bianchi, che è la mia seconda voce, la mia, una delle più grandi. Cosa posso dire? E poi qui abbiamo lì ficcato, perché io faccio i ringraziamenti già, ci abbiamo Piedino Penta che ci dà la voce, proprio il sound, insomma. E gli applausi non mi sembra, Piedino, ma sono preoccupato. Poi abbiamo importante, Massimo Tomasino che dà la luce. Noi cerchiamo di portare al Teatro Greco di Taormina anche qualcosa che non sia solo il Teatro Greco. Ci è venuto male, però siamo, credo, gli unici che portano una scenografia, una cena. Naturalmente questo non è lo spettacolo completo, però ci proviamo, perché aggiungere bellezza a bellezza non guasta mai. Poi abbiamo un personaggio che mi sta a cuore. Noi siamo vicini alla Calabria, voi sapete che c'è stato un misunderstanding clamoroso che continua con la Calabria, pure avendo detto che la Calabria avrebbe bisogno di aiuto, non perché i calabresi non possano, ma perché la Calabria onestamente è un problema, ma dei calabresi, non voglio aprire polemiche, mi dispiace che la Calabria stia, eppure ci sono, credo, anche tanti calabresi qui, tanti. E allora io vorrei dire pubblicamente, no? Perché sembra che io lo dico in Sicilia, allora parlo della Calabria in Sicilia. No, il problema è che io non posso veramente andare in Calabria per una cavolata, perché è una cavolata mediatica che è stata costruita d'arte da delle persone che io conosco, tra parentesi. Quindi, però se la vogliamo smettere mi farebbe molto piacere, perché io poi ho tutto in Calabria, ma ci vado proprio, ci vado comunemente a fare le vacanze. E vi dico questo qui, perché il signore che vi presento è calabrese, quindi io vivo in mezzo a calabrese, non ce l'ho io. Se c'è una persona che non è razzista in niente sono io, figuriamoci se posso avere dei sentimenti di, era solamente di adesione ai problemi che ci sono. Tutto qua.
poi basta, poi fate avanti, facciamo che anche la mia famiglia, gli eredi della mia famiglia, facciamo le vendette, le cose. Sì, sì, ma non ti preoccupare, c'è tempo, io non ho, tu hai fretta? Io non ho fretta, voi avete fretta? Quindi, vedi, come vedi, Dio ha dato anche la parola a volte, no? Perché se io non avessi la lingua, non canterei. Quindi vi presento Mauro Lafigara, calabrese, che fa un mestiere incredibile. Fa, lui potrebbe stare benissimo al posto di Pierino Penta. E lui mi sopporta perché fa il mestiere più clamorosamente importante per me. Perché io sono tornato ai monitor, quindi non suono, non canto con gli air monitor come fanno tutti. Perché mi sono accorto che quello era come cantare con control. E allora quello non lo voglio fare. E quindi lui deve manovrare tutta questa baracca incredibile per farmi sentire qualcosa e per cantare per voi. Quindi grazie.